Pubblico di Porta Porta, bentornato a Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e candidato premier per lo stesso Movimento che viene a porta a porta una serata molto molto critica per la soluzione della quella che non è poi una crisi di governo, ma insomma una crisi per la formazione del governo. E oggi è una giornata nella quale sembra, poi lo chiederemo a lui naturalmente, sembrano essersi rotti i ponti con la Lega, perché come vedete dai titoli, nuovo no a Berlusconi a parte di Di Maio, come aveva chiesto invece Salvini, subito al voto e poi invece Salvini chiederà un preincarico per cercare voti al Presidente della Repubblica, vedremo se poi venerdì il Presidente glielo darà o non glielo darà e eh, poi invece siamo alla vigilia di una lì centro di striscio di Maio, ma insomma perché della, della direzione del Partito Democratico in cui eh, Renzi dice nessuna conta in direzione, però già anticipa che non vuole dare fiducia né a un governo di centro-destra con Salvini né a un governo del PD con Di Maio e allora siamo a zero di fatto secondo me di tutti e due forni rimaniamo senza pane è comprensibile per i cittadini essere anche un po' confusi io volevo cogliere l'occasione di questa intervista prima di tutto per riepilogare un attimo questi 55 giorni circa che ci hanno diviso dalle elezioni e in cui gli italiani ne hanno visti di tutti i colori la prima cosa che volevo dirle è che io, mh, dopo il 4 marzo, quando abbiamo ottenuto 11 milioni di voti e il 32% delle preferenze, pensavo che la campagna elettorale fosse finita. Eh, e credevo eh, eh, eh. che si ci potesse mettere intorno a un tavolo per cominciare a dare un governo a questo paese, anche perché noi non eravamo autonomi, gli altri, men che meno, quindi serviva dare un governo. Avevamo due scelte, eh, Vespa. Avevamo prima di tutto la Lega e l'altro il PD. Per come la vediamo noi, cioè ci sono due opportunità per dare un governo a questo Paese: o Movimento 5 Stelle Lega e il Movimento 5 Stelle PD. Abbiamo iniziato dalla Lega, ovviamente, preferivamo la Lega. Abbiamo chiesto a Matteo Salvini per 50 giorni di sedersi al tavolo e cominciare ad affrontare la possibilità di eliminare la legge Fornero, di mettersi al tavolo sui grandi temi della disoccupazione, sui temi delle imprese, delle tasse, dei pensionati. Prima di tutto, qui si dice che Matteo Salvini abbia chiesto la mia testa come Premier. In realtà lui non ha chiesto la no, mia testa. Lui ha tolto la sua di no. torno. Lui eh. ha chiesto la testa del movimento. Perché in questo periodo Matteo Salvini mi ha detto due cose: uno, devi fare l'alleanza anche con Berlusconi, e due, il Premier lo esprime il centrodestra. Allora mi scrivete Giocondo qui. E mi dite che dopo aver ottenuto 11 milioni di voti e il 32%, mi mancava la seconda. Il, il Movimento 5 Stelle. Cioè, lui ha messo come c'è cioè una doppia condizione. Certo. Noi sapevamo che la condizione era Berlusconi. Non mi ha mai chiesto un nome interno al Movimento 5 Stelle. E questa è la prima cosa importante. Le ha chiesto però di fare un passo indietro lei. Sì, ma l'ha chiesto in che modo? Dicendo "Devi imbarcare Berlusconi e rinunciare al premier". Ora qual è il punto? In una cosa del genere in cui il Movimento 5 Stelle, prima forza politica, rinuncia al Presidente del Consiglio dei Ministri e deve anche fare una coalizione con Meloni, Berlusconi e Salvini, una cosa è certa, i nostri punti non riusciremo mai a portarli a casa. Scusi, lei gli ha proposto un nome alternativo al suo? Poi c'è un'altra cosa importante. Durante il colloquio con la Presidente Casellati, nell'ambito delle consultazioni, non rivelando il contenuto del colloquio per carità, è venuto fuori questa propensione. Cioè il centrodestra voleva fare... Una alleanza, io la definirei una mucchiata col Movimento 5 Stelle, escludendolo dalla partita della presidenza del Consiglio dei Ministri e prendendo tutto il pacchetto del centrodestra con Salvini che non ha mai, mai detto: di mai ci sediamo al tavolo come Lega. Ora, dopo questi primi io cinque. Non un'alleanza, deve eh. questi... apprezzarne la coerenza. Possiamo aliato, dire, una cosa, su avvia, Possiamo eh, dire eh. una cosa su questo. se Berlusconi il 5 marzo avesse avuto i voti con Renzi per fare un governo, avrebbe mollato Salvini in due minuti altro che 50 giorni, quella non è una coalizione, quelli si sono messi insieme per prendere gli uninominali. E infatti questa legge elettorale è complice anche di questo, perché le coalizioni si sono formate esclusivamente per i, i collegi. Ora veniamo alla nota dolente, perché dopo quei 50 giorni. Lei mi ha risposto in alla cui... mia domanda: se Salvini. Le ha chiesto, le chiesto di fare. Dice: Io faccio un passo indietro di Salvino, sì. fallo anche tu. Ma, ma il ma... punto è che noi a quel punto non ci siamo mai arrivati. Perché il dibattito si è svolto tutto su: prendi la coalizione e prendi una persona del centrodestra. Non della Lega. Lui le ha chiesto espressamente Lega, di far fare il Presidente del Consiglio ad una persona del centro-destra. Perché? Perché lui dice io ho il 37 e tu hai il 32, ho capito. Eh. Quindi io alla fine, morale della favola, come faccio a portare a casa i miei risultati che i miei elettori hanno chiesto di realizzare tutto il tema sul reddito di cittadinanza, sui tagli della politica se non abbiamo né la guida del governo e dobbiamo tenere Berlusconi dentro e ha bloccato il paese per vent'anni e i suoi Ma conflitti Ma le ha fatto un nome del centrodestra? No, non siamo arrivati ai nomi perché poi lei capirà. Insomma, in, una, in un contesto del genere io devo... Devo proteggere il Movimento, le persone che l'hanno votato e soprattutto i temi che dobbiamo realizzare per aiutare i cittadini. Non le ha proposto un altro nome del Movimento no. 5 Stelle? Mai, non è mai stato nel conto un altro nome del Movimento. C'è un altro tema. Non è mai stato nel conto, scusi, perché lei dice o io no, o mai... niente? No, 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 o no, perché no, no perché non le... è mai stato detto fammi un altro nome del Movimento 5 Stelle perché non siamo neanche mai arrivati a quel punto perché il punto di partenza era che tutta la coalizione pretendeva una persona del centrodestra, Ma è legittimo quando si ragiona come centrodestra. Io ragionavo con Salvini come Lega perché non credo di poter cambiare questo Paese tenendo dentro Berlusconi. Poi magari non sono tutti d'accordo no, in Italia, però invece... è la mia opinione. Finiti i 50 giorni e capito che Salvini stava prendendo in giro gli elettori, noi avevamo solo un'altra opportunità per dare un governo a questo paese. E si deve riconoscere che è così, e cioè che era il Partito Democratico. Ora, a me questa cosa è costata molto. È costata molto per tre ordini di ragione. Uno perché quello che pensavo del PD continuavo a pensarlo in quei giorni. Due, conosco i loro problemi, le persone che, rappresentano, eh, che vengono rappresentate dal PD e soprattutto tanti nostri... Attivisti, consiglieri comunali, consiglieri regionali, tutt'oggi, ma anche in questi giorni, stanno combattendo i governatori del PD delle regioni, i sindaci che stanno svendendo i diritti sociali privatizzando l'acqua. Però quando si ha il 32% e siamo in un momento del genere in cui i cittadini aspettano un governo da 50 giorni, il mio obiettivo è prendermi la responsabilità di provare a darlo un governo a questo paese. Anche perché Salvini, ma come il PD che domani litigherà e così via, non mi interessa. Non hanno capito che in questi 50 giorni continuano i ragazzi ad andarsene a Londra a lavorare perché non trovano... In queste ore c'è cioè qualcuno che sta prenotando un biglietto Ryanair per andare a, di sola andata per andare a fare il cameriere a Londra. Come ci sono giovani e meno giovani che perdono il posto di lavoro e hanno figli e non riescono a dargli da mangiare. E pensionati alla mensa pane quotidiano, a Milano per esempio, che non hanno la possibilità di arrivare a fine mese. Perché dico questo? Perché io ho pensato a questa gente. Quando mi sono trovato nella possibilità di fare un contratto con il PD, non un'alleanza, un contratto. E poi volevo agevolare il lavoro del Presidente della Repubblica che in questo momento storico sta cercando di creare un governo e non è semplice. Che cosa è successo? Che il presidente ha dato giustamente a Roberto Figo il mandato esplorativo e di fronte a Roberto Figo, quindi di fronte a una persona che era in quel momento incaricato dal presidente della Repubblica, non solo Martina del PD, ma Marcucci del Rio hanno dato la disponibilità renzianissimi, hanno dato la disponibilità ad un dialogo col PD e hanno chiesto di aspettare la direzione che è quella di domani. Nel bel mezzo di quest'arco temporale in cui il Presidente della Repubblica, da quello che apprendo dalla stampa, stava aspettando la direzione del PD, noi avevamo avuto l'apertura dal PD, il PD aveva dato l'apertura a Roberto Fico, Renzi va da Fazio e chiude tutto. Allora io voglio dirle una cosa, non voglio fare l'ingerno, nel senso queste cose le avevo comprese, ma ne è la rappresentazione plastica. In questi 55 giorni bugiardi. Sia Renzi che Berlusconi si sono sempre sentiti, perché l'unico obiettivo era non mandare al governo il Movimento 5 Stelle. Ora qualcuno dirà che hai scoperto l'acqua calda, si sono sempre sentiti Renzi e Berlusconi, ma la novità è che pure Renzi e Salvini si sentivano, perché l'obiettivo era non mandare il Movimento al governo. Adesso siamo in queste condizioni e io chiedo una cosa molto chiara. Se l'obiettivo in questi 55 giorni era fare un governo PD... PD Lega Forza Italia, dovevano dirlo subito. Ma lo hanno escluso. Un questo. governo Salvini-Berlusconi-Renzi eh. Salvini, oggi è l'unica alternativa perché hanno bruciato le altre due, Lega Movimento 5 Stelle e PD Movimento 5 Stelle. Allora, Salvini lo dica chiaramente, se vuole andare al voto, allora non è vero quello che sto dicendo, un governo della mucchiata PD Lega Forza Italia. Se invece non vuole andare al voto è perché quel governo vogliono fare, lo devono dire a tutti gli italiani, perché ci hanno impedito di andare al governo con giochi e contro giochi, tra bocchetti infimi del sistema che io ho visto con i miei occhi, perché è quello che in questi giorni non solo ha ingannato me, ma ha ingannato Tanti italiani, anche le istituzioni più alte della Repubblica, quando hanno dato le disponibilità, e poi facevano i giochetti andando a fare le interviste facendo santello. Però mi scusi, lei dice che nella consultazione di FICO tutta la delegazione era possibilista. Allora, la delegazione era fatta da quattro persone. Il presidente Orfini, contrarissimo ad aprire un dialogo con voi. Il Capo dei senatori Marcucci, contrarissimo ad aprire un dialogo con voi. Le loro dichiarazioni. Del Rio è venuto qui e io ho detto: ma lei. Era quello un mi fa piacere che stia facendo vedere quella foto, pomeno, mi scusi tanto, quella è la foto della contrario. delegazione eh, del PD. L'unico che era veramente favorevole era Martina, questo me l'ha confermato anche qua del Rio. Eh. Ma mi scusi, quella è eh, la delegazione del PD, vanno dal presidente Fico, eh. che era incaricato dal presidente della Repubblica, e dicono siamo disponibili ad un dialogo, siamo disponibili ad aprirsi parte dai nostri 100 punti. Marcucci e Del Rio non è che sono orlandiani o chiamiamoli martiniani, sono renziani. Queste persone avevano detto aspettiamo la direzione del PD. Quando Matteo Renzi va domenica lì, sta in quell'intervista sabotando tutto il percorso perché poi qualcuno dice: Ma tu dovevi aspettare la direzione comunque perché Renzi vale uno. Il senatore semplice, come lui si è definito Renzi. È uno che è andato lì e ha detto a me non risulta che i senatori voteranno, io non voterò mai la fiducia. Siccome il nostro governo si reggeva al massimo su due senatori, è chiaro che il governo non sta più in piedi e la ma lui partita ha detto, è finita. Ci servono 48 dei 52 senatori. Insomma, ma, lui ha detto non ho incontrato nemmeno uno favorevole. Ma è a questo. chiaro, quell'intervista è chiara che oggi chiarisce una cosa: che il PD è ancora Renzi a tutti gli effetti. E mi dispiace perché poi col segretario Martina c'è stata un'interlocuzione, una persona con cui si può ragionare e poi sono affari loro che cosa decideranno nella direzione. Dall'altra parte c'è questo signore Matteo Salvini che va girando sulle ruspe, che si fa i selfie, che mette le carte in spiaggia e tutto quanto, però è un personaggio che in questi 55 giorni l'unica cosa che ha fatto è prendere tempo. E una volta il Molise, e una volta il Friuli Venezia Giulia, adesso magari le comunali del 10 giugno e poi stanno facendo una cosa, Vespa, mi perdoni anche questo piccolo sfogo. Stanno dicendo che il Movimento 5 Stelle perde voti perché in Friuli abbiamo preso il 7, il 13, l'11 al Presidente. Contro il 24 delle politiche. Io le ho portato i risultati delle amministrative di giugno scorso, quindi di meno di un anno fa, in Italia, quelle in cui si disse che era andato male il Movimento. Abbiamo preso l'8% in media nelle grandi città italiane. Subito dopo, cioè a marzo, il 4 marzo, abbiamo preso il 28%, cioè a distanza di 8-9 mesi a Trapani avevamo preso il 12%, abbiamo preso il 53%, quasi il 54%. Perché? Perché noi alle amministrative non andiamo bene perché non facciamo le grandi coalizioni con le liste, le liste pesano, le liste civiche improvvisate al momento delle elezioni pesano dall'8 al 28, non è che Di Mai ha fatto il miracolo, è perché le comunali vanno in un modo come le regionali, mentre le politiche vanno in un altro modo. Però avete che... preso, scusi, avete preso la metà dei voti che avevate preso cinque anni fa, le stesse regionali ma oggi eh, in no, no, no. Condizioni. noi in, in Friuli se lei rapporta il dato del 2013 il, il dato del 2018 delle politiche siamo già in calo, cioè noi abbiamo avuto il 32, eccezionale, un risultato straordinario alle politiche però in Friuli già siamo calati rispetto alle politiche del 2013 perché ci sono state delle dinamiche politiche col nord differenti ora però paragonare questi due dati è, è sicuramente disonesto Adesso io sto chiedendo il voto perché l'altra alternativa è il grande governo dell'Inciuscio. Andiamo a votare. Qualcuno dice: ma bisognerebbe introdurre il ballottaggio nella legge elettorale? Il ballottaggio lo facciamo alle prossime elezioni politiche. Perché ormai gli italiani lo sanno che la partita è tra noi e Salvini, che poi se si presenterà col centrodestra, con la macchiata, con la Lega, questo lo decideranno all'ultimo momento, come sempre, perché non vanno d'accordo su tutto. E voglio dire un'altra cosa. Adesso sto sentendo Salvini che propone il cambio della legge elettorale. Io li ho conosciuti in questo periodo perché ci ho avuto a che fare per ovvie ragioni. Tra di loro non un accordo su nulla. Quindi, ma la lei ha sentito solo Salvini? La domanda da fare, no, hai sentito Berlusconi? Insomma. No, io ho avuto a che fare con Salvini che un giorno era il capo del centrodestra destra un giorno era il capo della Lega a seconda delle giornate. E quindi conosco le dinamiche. La domanda da fare a Salvini è: ma hai spiegato a Berlusconi che vuoi fare il premio alla lista anziché alla coalizione perché Lui ha detto l'una o l'altra, sì. Ah. L'uno o l'altro dipende da Berlusconi perché loro se si presentano in coalizione faranno il premio alla coalizione, se si presentano da soli con una lista faranno il premio alla lista. Ora io portare gli italiani per due o tre anni in questo dibattito, soglie di sbarramento, premio alla lista, premio alla coalizione, non lo voglio. Quindi vedo l'unica alternativa nel voto perché ci sono due pericoli, o che l'Italia passi per due anni a parlare di premio alla lista, coalizione e, sbarr e sbarramenti, oppure che insegua i litigi del centrodestra nel discutere del premio alla coalizione o del premio alla lista secondo le convenienze di Silvio Berlusconi, che oggi ha, è l'azionista di maggioranza della Lega politico per dinamiche che non mi interessano, eh, ma è chiaro che Salvini non ha avuto la forza di staccarsi da allora, Berlusconi. Oggi è, le sarei grato se le spiegasse, insomma perché sono allusioni anche pesanti, lei ha detto che Salvini sostanzialmente è prigioniero finanziario di Berlusconi. A che si riferisce? Eh, semplicemente ad una cosa, lui non vuole andare a votare perché in questo momento, prima di tutto, la Lega non ha soldi perché gli hanno bloccato i conti eh. correnti e secondo, io ho il serio sospetto che ci sia, ma anche legalmente, un rapporto. Economico del passato tra la Lega e Berlusconi, cioè nei momenti di difficoltà Berlusconi è intervenuto nella Lega. Può riferirsi di quando tanti e tanti altri. Ma fa, sai, il segretario è tutti i segreti ai, del sì, partito. Aiuto Bossi, era? forse il momento in cui. Di... Non lo so, eh, ma semmai, semmai allora, quando c'era. stiamo parlando di un'altra storia. Ci un sono modo, Salvini, autorevoli interviste, niente, interviste insomma, su è, questo che è, intervengono in questi giorni e che spiegano questa dinamica. Che mi è dimostrata anche dai fatti, perché per, non si spiega come mai questo signore Matteo Salvini, invece di aiutare i pensionati che non vanno in pensione abolendo la legge Fornero, scelga Berlusconi. È no, la coerenza le... di uno che non vuole mollare gli alleati con qualche Ma si quale presentato? coerenza? Quella è una coalizione. E allora mi spieghi una cosa: perché in alcune città non vanno insieme e in altre vanno. Uno... Loro hanno 172 parlamentari che sono stati eletti con i voti di tutti. Eh. E, quello, e, e lì dire... c'è tutto è, il gioco di questi è, signori. Qui si, qui, una si una paese, piaccio, piaccio, qui si sta bloccando un paese. qui si sta bloccando. Un paese perché hanno fatto una coalizione per prendersi gli uni nominali. ma quei 172 parlamentari a me risulta che si siano iscritti ognuno in un gruppo. Chi ha la Forza Italia? Certo, chi ha la... Non è che hanno fatto, fatto il gruppo degli, degli uninominali. No, 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 cioè, Poi in alcune, successo, città, in alcune città dove non vanno d'accordo vanno divisi, e in alcune città dove vanno d'accordo vanno insieme. Io quello che ho chiesto a queste persone: avete messo nei programmi elettorali. Tanti bei temi, era la grande occasione, con un contratto di governo che ho proposto per 55 giorni, di poter finalmente realizzare quelle cose. E il bello di tutta questa storia, lei me ne ha dato che nessuno di questi qua, né eh, il PD, né eh, Matteo Salvini come, come Lega, si sono mai degnati neanche di sedersi al tavolo per parlare dei problemi degli italiani. Neanche ci sono venuti Scusi, al tavolo. Hanno passato che... il tempo a parlare di Premier, centrodestra, Unito, questa, queste cose. A chi non ha soldi, a chi è in difficoltà, a chi paga il 70% di tasse, non gliene frega niente. Allora, la seconda accusa che lei oggi faceva a Salvini dice: lui non viene con noi per quali posti. Qualcuno può rispondere che l'unico che non vuole il posto è lei, che dice. O faccio il Premierio, o non si fa niente. Questo... Il che, quando bisogna fare le coalizioni, storicamente in Italia ha richiesto anche dei sacrifici, questo... e lei lo questo... sa bene. Questo mito è stato creato proprio per nascondere i loro limiti e le cause di... del perché la situazione è bloccata. Per esempio, sul lato PD, nessuno ha chiesto il mio passo indietro. Noi stavamo avviando un dialogo, forse per arrivare a un tavolo sui temi, sui temi, per fare un contratto e mettere insieme le cose che ci vedevano d'accordo. Perché io non ho mai voluto fare alleanze, e lo sanno, perché le alleanze significa sotterrare la scia di guerra e evitare che si possa fare alcunché dal punto di vista anche regionale, e comunale. Invece continuavano le nostre... Ehm, la nostra situazione di forze politiche alternative. Ma dovevate andare il governo insieme, sedervi allo stesso tavolo del Consiglio dei Ministri? Certo. Come fate a tenere lascia di guerra sul tavolo? È come se uno va alla trattativa con la pistola sul tavolo. Io siamo in un Lesto, questa situazione eh, non l'ho creata io. No, questa non, situazione l'ha ma... creata una legge eh. che noi non abbiamo votato. Perfetto, io cercavo benissimo. di trovare una eh. soluzione, poi comprendo che, e le ho detto prima di tutto eh. io, che era enorme. Era... Eh. difficoltoso, ma il fatto che dopo che... Que... altrimenti, ma perché ci hanno fatto perdere una settimana dietro a questa storia del dialogo col PD quando il segretario e i due capigruppo sono andati da, da Roberto Fico e potevano dire al presidente Fico guardi, non ci sono i presupposti, arrivederci qui il vero grande tema è che ma non c'è stata una dichiarazione voluta del presidente, quella possibilità perché si è avvertita la minaccia che il movimento andasse al governo nei prossimi giorni vedremo cambiare anche l'atteggiamento mi perdoni poi non generalizzo, di molto del mondo dei media, soprattutto dei TG. Perché nei nostri confronti adesso sta già serpeggiando questa cosa per cui i servizi in alcuni TG dovranno essere montati in un altro modo perché non c'è più il rischio che il movimento vada al governo adesso. Quindi li possiamo mazzolare. Ci hanno trattato quei guanti bianchi per 50 giorni: c'era il rischio che mettevamo mano al CDA della RAI o mettevamo mano ai, ai direttori dei TG. Ma presto ci metteremo io mano parlo, con una legge io, meritocratica. Io non parlo per dei TG, ma la stampa italiana. La stampa italiana è stata sempre molto sì, sì, generosa infatti, con chi stava Lei ne vincere. conserva una memoria storica, non nel, esattamente, senso, esattamente, nel senso che conosce bene. lo è stato molto anche nei confronti di Renzi, e Renzi a un certo punto era la Madonna, a un certo punto è diventato il diavolo. Le confesso che non mi piacciono né quelli che portano sugli Sono altari, con quelli lei. che portano nella polvere. Comunque perché per persone, noi è stata un'assicurazione ecco, sulla vita, il continuo attacco, quindi beh. continuiamo ad auspicarlo. Allora, Vediamo un momento il diario della crisi, quindi Partito Democratico e Lega, tutti i giorni per noi, lo fa Antonio Polito, vice direttore dei Corriere della Sera. Tutti gli occhi sono puntati sulla direzione del PD che si tiene domani, e lo spettacolo è quello di un partito dilaniato dallo scontro interno sulla leadership. Dietro le divergenze sulle trattative per il nuovo governo, la vera posta in gioco è infatti chi comanda. Renzi ha ancora i numeri, oppure non più. I Renziani hanno promosso una conta dei parlamentari fedeli. Più di 100 hanno firmato un documento che esclude ogni possibilità di partecipare sia a un governo Di Maio sia a un governo Salvini. Ma gli antirenziani dicono che l'hanno fatto perché non sono sicuri di vincere in direzione e vogliono così evitare la conta facendone una preventiva. Per questo il fronte pro Martina minaccia di votare la fiducia al reggente che equivalrebbe a votare la sfiducia a Renzi. A questo si aggiunge un clima di sospetto reciproco. Il sito online hashtag senza di me ha pubblicato la lista con nome e cognome dei parlamentari disposti a trattare con i 5 Stelle, provocando una indignata reazione di Franceschini e Martina e il successivo oscuramento del sito. Ma mentre il PD si dilania, è su un altro fronte che si consuma la rottura più preoccupante per la soluzione della crisi. Per la prima volta dal voto Di Maio e Salvini sono passati agli insulti, con il leader pentastellato che accusa quello leghista di restare attaccato a Berlusconi per questioni finanziarie e di posti, e Salvini che gli risponde per le rime. Sembra così spezzarsi definitivamente quel filo tra i due vincitori delle elezioni che aveva fatto sperare in un accordo quantomeno per far partire la legislatura, magari anche solo per fare una nuova legge elettorale. La Lega infatti pone un'unica condizione per un governo di scopo, che ci stiano anche i 5 Stelle e non ne approfittino per lanciare la campagna elettorale. Se però Di Maio è arrivato a un attacco così duro, vuol dire che considera bruciati i ponti. O che nel suo movimento non regge più la sua linea dialogante. In entrambi i casi, per Mattarella si fa sempre più difficile. Allora, di questi 50 giorni, lei 45, li ha passati a parlare con Salvini. Ma che vi siete detti? E adesso c'è questa rottura: insomma, praticamente voi vi siete fidanzati e, e, e questa sua reazione di oggi è come aver scoperto che invece il suo fidanzato, la sua fidanzata se ne andava con un altro insomma lei si sente tradito stasera io di fronte a no, una persona che si sente tradita no, non c'era un rapporto del genere <ride> e poi non mi sembra una novità perché comunque anche durante i 50 giorni ci sono stati vari attriti con Salvini abbiamo deciso all'inizio della legislatura di riconoscere i vincitori, che eravamo noi eh, e la Lega. Per e noi. si è visto con le presidenze delle Camere. Abbiamo eletto i presidenti delle Perfetto. Camere e abbiamo eletto anche i presidenti delle commissioni speciali, che sono quelle che stanno facendo il lavoro parlamentare in questo momento, per spiegarlo a chi è a casa in Parlamento perché le commissioni permanenti che il Parlamento non è si sono ancora eh. formate il, Assolutamente. il Parlamento è paralizzato cioè beh, possiamo nulla. dire almeno che io in questi 55 giorni ce l'ho messa tutta con i contratti ho messo insieme tecnici ho provato a fare di tutto per far sedere queste persone al tavolo e cominciare a discutere dei problemi degli italiani chi se ne andava in giro per le piazze a fare le campagne elettorali e chi invece passava il tempo a brigare oppure a sabotare i dialoghi che il loro stesso partito eh, dava, eh, dava su cui dava disponibilità con Salvini. Eh, la che... questione è che per ora la misura, cioè adesso la misura è colma eh, perché no. abbiamo fatto il Molise, si ricorda che dovevamo sì. aspettare il Molise, dovevamo sì. aspettare sì. il Friuli, sì. abbiamo aspettato. Alla fine non c'è novità, lui continua a ripetere come un disco rotto: Centrodestra e Movimento 5 Stelle. E allora, Centrodestra e Movimento 5 Stelle, ho voto. E voto perché se tu continui a portarti Berlusconi in dote, Aspetta. non ne usciamo da Però, questa storia. Ma mi scusi, onestamente, c'è stato un momento in questi 50 giorni in cui Salvini le è parso disposto a morare Berlusconi? Ma su questo lui quello che ha detto fuori lo ha detto dentro, infatti un certo Io, a un certo punto ho chiuso. Io a un certo punto, come non ho detto prima. Non può rimproverargli un voltafaccia, non può rimproverargli. Può dire... Ma il voltafaccia non è a me, il voltafaccia è agli italiani. Vabbè, vabbè, è un altro Perché qui stiamo Però... parlando di poter creare una maggioranza domani e cominciare a mettere mano ai loro problemi. Perfetto. Io ho problemi, eh, ieri sono stato dalle mie parti in provincia di Napoli ho problemi con giovani che hanno serie difficoltà anche ad abitare ancora con i genitori per tutti i problemi economici che ci sono in una famiglia. Questa gente va aiutata, stanno bloccando il Parlamento perché? Perché dicono di essere una coalizione in cui litigano, in cui ogni volta che gli poni un problema si sentono tutti e tre e te ne creano tre di problemi. Stiamo parlando di una coalizione che è stata creata solo per la legge elettorale e nient'altro. Ma qui la questione non sono io e non è neanche il Movimento 5 Stelle. E se vogliamo non sono neanche i contratti, qui il tema vero è... Che se si volesse veramente mettere mano alle questioni che aspettiamo di risolvere da 30 anni in questo Paese, si potrebbe fare subito. E invece non lo hanno voluto fare. Ma avete parlato con Salvini di governo, di come si sarebbe dovuto formare un governo? Perché, insomma, sai, quelle sono le cose, poi uno può parlare di tutto. Sui programmi eravate non lontanissimi, onestamente. Ma, Io sono convinto che se. Ma anche perché ci sono, sono questioni ci, da affrontare. Infatti, da che anni se non ci fosse stata eh, la fedeltà diciamo di Salvini eh, a, a Berlusconi, eh, voi avreste fatto l'accordo. Ma che governo avreste fatto? Chi l'avrebbe guidato? Con quali. Mm... Ma siamo mai arrivati a discutere di questo, non ci siamo mai. Ma come potevamo arrivarci? Se qui l'unica questione è che alla fine. C'è, cioè, ripeto, lo dico un'ultima volta: una coalizione farsa che è nata esclusivamente per prendersi collegioni nominali che doveva essere protetta. Allora, se l'obiettivo è proteggere quella e non gli italiani, ne prendiamo atto, andiamo al voto e vediamo gli italiani che cosa decideranno. Allora, Salvini ha detto da subito, quasi, io mi tiro fuori, le ha chiesto di fare un passo indietro. Qui il tema è che il Movimento 5 Stelle doveva fare un passo indietro. No, dove... lei. No, perché qui, eh, il, te... dire, Ma fate qui finito, il tema fate era Fraccaro, un altro. Quando siamo arrivati alle elezioni dei presidenti delle Camere e eh, il centrodestra pose il voto, Salvini pose il, voto, il veto, scusatemi, su Riccardo Fraccaro candidato alla presidenza della Camera, noi proponemmo Roberto Fico e venne eletto Roberto Fico. Qui la questione è che voglio anche trasmettere agli elettori del Movimento, ai nostri attivisti e così via, è che nel momento in cui mollava il candidato premier del Movimento 5 Stelle, doveva mollare per dare il premier al centrodestra. destra Ma questo non gli era mai chiesto. Con è sempre, stata questa, la sempre è stata questa la richiesta. Cioè il premier deve dare al centrodestra. destra Che Salvini l'ha chiesto un premier del centrodestra. Ma è sempre stata questa la richiesta, l'ha detto anche pubblicamente. No. Cioè, è no. sempre stata questa è sempre no, stata se questa. doveva fare il governo lui con, altro il modo, premier ma... spetta alla, loro dicono alla coalizione che ha vinto la prima la forza politica è la preso, coalizione la preso, ma il... chi ha votato centrodestra? tutti qua in questo paese hanno votato Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, nessuno bene. ha votato centrodestra allora, allora veniamo un momento al Partito Democratico lei conosce benissimo quali erano, quali sono sempre state le posizioni di Renzi c'è stato qualche che... contatto informale che non conosciamo che l'ha fatto immaginare che Renzi avesse cambiato posizione? Io sono partito da un presupposto che quando Martina, con il segretario Martina, reggente, insieme ai capigruppo, di fronte ad un incarico istituzionale del Presidente della Camera Roberto Fico, danno la disponibilità al dialogo, io in quel momento sto seguendo un percorso lineare, cioè che il Partito Democratico dice andiamo alla direzione, poi nella direzione scegliamo che cosa fare e... Quando la direzione si sarà pronunciata, tutti fanno quello che ha detto la direzione. Invece quelle interviste da Fazio è un atto di sabotaggio bello e buono, che dice, io non potrò mai. Poi la direzione decide e che alla fine io non posso stare qui ad aspettare una direzione in cui l'azionista di maggioranza ha già deciso. Ed è questo che poi, secondo me, eh, posso al massimo dire di aver sbagliato, aver seguito un percorso lineare. Perché il percorso lineare in politica evidentemente non si deve seguire, bisogna sempre vedere chi sta brigando, con chi altro, con i doppi giochi, le telefonate. È questo che vogliono per il Paese? Io non lo voglio. Allora è un referendum tra questo modo di fare politica e un modo di fare politica lineare e trasparente, perché tutto quello che abbiamo fatto è stato trasparente. Lei avrebbe accettato un confronto trasmesso via streaming? Ma io avevo detto di, fare, di iniziare i tavoli sul contratto, era anche. Una cosa interessante farlo vedere a tutti i cittadini, perché il meccanismo dei contratti alla tedesca in Germania si usa dagli anni 60, anni 50, fine anni 50. In Italia sarebbe stata la prima grande occasione per dire che le forze politiche non si mettono insieme intorno alle poltrone, ma discutono dei problemi della gente, fanno un contratto, firmano e realizzano entro quel, quei tempi. E se non si realizzano, cade il governo. Quindi, non solo in streaming, ma anche in diretta in Eurovisione non c'erano problemi. Era anche una grande opportunità dal punto di vista dei metodi per formare un governo. Soltanto è qui, come al solito, poi devo dire che ora io non cerco apprezzamenti da nessuno però ridicolizzare lo strumento del contratto dicendo di mai fa la politica dei due forni è un'alleanza da una parte e un'alleanza da un'altra il concetto di contratto è stato portato avanti in Germania lasciando l'alternatività delle forze politiche che firmavano il contratto e quella era la mia garanzia il professor Ricolfi, un sociologo importante su Messaggero diceva che lei ha sbagliato perché è noto che l'elettorato del Movimento 5 Stelle è un elettorato trasversale c'è gente che prima ha votato a destra e gente che ha votato a sinistra. Anche lei si ricorda quando ha detto metto, metto tutti perfino dal Mirante a Togliatti nel pantheon metto tutti, tutto il. Ah, un... Io non dissi proprio così, anzi Vabbè, testimonia lei, perché eh, quell'agenzia eh, quell poi fu lanciata da qui e qui a eh sì, fare so comunque era molto aperturista sulle tradizioni, eccetera. Dice: allora una parte dei suoi si arrabbia se le vede quelli di destra si arrabbiano se lei vuole aprire al PD, quelli di sinistra si arrabbiano se lei vuole aprire alla Lega. questo passaggio da destra a sinistra, secondo lei, le ha giovato? Ma io rivendico tutto quello che ho fatto perché al centro del contratto mettevo le soluzioni e, una volta realizzate quelle soluzioni, se noi avessimo realizzato solo le cose in comune. C'era la pensione di cittadinanza, c'era il welfare, la pensione ai, ai giovanissimi che oggi hanno problemi ad aspettare un, a, a immaginare una pensione, c'era tutto il tema delle imprese, c'era il tema della corruzione, c'erano tanti temi che, stando ai programmi, erano tutti bellissimi i programmi. Eh, perché poi mi sono fatto una cultura dei loro programmi. Quello era il punto. Una volta realizzati, avrebbero capito tutti. Perché l'obiettivo era proprio quello di realizzare le cose. Posso capire che ci sia stato un po' di disorientamento, ma. Beh, perché la lo, 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 lo si raccontava in un'ottica per cui io mi stavo alleando con qualcuno, ma il movimento non si stava alleando: noi siamo un movimento post-ideologico. Quella frase allora su Berlinguer Berlinguerra Alminante era per dire che noi siamo post-ideologici: abbiamo un programma, ci sono delle questioni da risolvere, chi le vuole risolvere con noi. In quel momento firma un contratto e le risolve. Dopodiché ce lo riconosceranno i cittadini, non ce lo riconosceranno. Abbiamo risolto il problema. Io se riuscivo a realizzare il reddito di cittadinanza da una parte e la sburocratizzazione 30 con l'abolizione... Questa centro. è una vecchia storia, non sono 30, ogni volta... No, voi dite 17, 30, oggi, 20, oggi, 50... Perché io guardo il no, no, so, Il centro studio di Confindustria oggi dice che costa 30 miliardi. Sì, non, non costa okay. sempre 17 miliardi, da 5 anni che vabbè, lo dico vabbè, in questo vabbè, studio, comunque. però va bene uguale. Il tema è... Una volta fatto quello da una parte, Radio Cittadinanza, e 400 leggi da abolire per le imprese, quindi sburocratizzazione eliminando, non aggiungendo altre leggi, ma già in quel momento avremmo dato un po' di respiro ad, una, ad un paese. Poi che i cittadini non mi votavano neanche più perché magari mi recriminavano qualche altra cosa. Andava bene, l'importante era risolvere queste questioni perché col cuore ci abbiamo messo. Tutti questi anni per progettarle quelle proposte, nessuno di questi qua, Salvini o quel signore lì, si sono seduti al tavolo per cominciare a discutere di questa roba. La parola Renzi l'altro giorno cioè, era <ride> qui, cioè, è riuscito a non nominarlo mai. Ma, 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 insomma, Beh, il diavolo, è riuscito lui a diventare l'innominabile ci girava è riuscito lui a diventare l'innominabile segretario in questo momento. Eh, qui ieri sera Fassino dice bisogna tornare a un bipolarismo da un lato il centrodestra, destra dall'altro PD e Movimento 5 Stelle lei se lo in prospettiva una, ma, una cosa parlo, di questo genere? io credo che siamo in un nuovo uh, bipolarismo cioè, da una parte eh, c'è il Movimento 5 Stelle e dall'altro c'è sicuramente eh, Salvini, con le sue forze politiche, con la sua forza politica, poi un giorno deciderà cosa fare da grande. È chiaro che Forza Italia e PD sono forze politiche che in questo momento stanno andando in disgregazione, ma anche per questioni loro interne e sono quelle che probabilmente in questo momento eh, stanno cercando di influenzare la formazione del governo. Ora, io il PD non generalizzo, mentre Forza Italia posso generalizzare perché e Berlusconi il PD è in maggioranza Renzi se Renzi non vuole fare una cosa la maggioranza dei senatori e dei deputati non si muovono e quindi rimane bloccato avevo creduto che con quella frase senatore semplice volesse lasciare almeno il momento di autocritica al PD per trasformarsi per migliorarsi ma mh, dopo l'intervista sì, di domenica quando D'Alema dice il deputato di Gallipoli si sì, vabbè sono ezzi ah, li insomma. conosciamo eh, okay. allora il suo popolo è più per la Lega che per il PD abbiamo fatto ieri due sondaggi le ripropongo appunto la scelta eh, vediamo, vediamo un momento, il primo Guardi, guardiamo questi cartelli. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe fare un governo con il PD. Allora, sì, sono favorevole e si varia dal 32 al 27 a seconda degli istituti di sondaggi. No, sono contrario dal 46 al 72. Piavone ha spiegato che. Questi numeri sono molto forti perché lui vede la tendenza e mette gli incerti dentro, dentro, il, dentro la tendenza, quindi è molto molto forte. Comunque la maggioranza direbbe di no. Invece l'altro, il Movimento 5 Stelle, dovrebbe fare un governo con la Lega eh, di Salvini e li vede e sì, sono favorevoli, va dal 52 al 58%, contrario intorno al 40%. Per questo lei si è mosso prima con la Lega? Sicuramente è stata la prima scelta anche per questo. E tra l'altro perché eravamo i due vincitori. E in, in quel momento per me riconoscere il voto del popolo italiano era la cosa principale. Poi, come le ho detto, c'erano due alternative. La prima scelta Movimento 5 Stelle Lega, la seconda scelta Movimento 5 Stelle e PD. Eh, e qui le dissi nell'altra intervista, l'avevo detto nell'altra intervista, che l'obiettivo era portare a casa il contratto migliore per gli italiani. Però quei dati confermano anche il mio lavoro, nel senso che il movimento e, e soprattutto il sottoscritto hanno lavorato per oltre 50 giorni a provare a firmare il contratto con Salvini. Perché sapevamo che c'era comunque una spinta nella popolazione maggiore. Però, io, più che dire addirittura che eravamo pronti a fare grandi cose insieme, che io credevo perché. Le singole forze politiche mettendo in un contratto le cose giuste potevano ottenere grandi risultati, non ho potuto fare. Poi è stato giusto, nella fase delle consultazioni, il PD ha detto: Ma se avete chiuso con la Lega, cominciamo a dialogare noi. Io ho chiuso perché mi sono comportato in maniera lineare e corretta. La misura era colma con la Lega, loro danno l'impegno di fronte al Presidente della Camera e poi, dopo tre giorni, in un'intervista a Fazio salta tutto. Noi eravamo. si ricorda, noi eravamo quelli anti e loro erano quelli responsabili. Io vedo due forze politiche irresponsabili, e non dico che noi siamo responsabili, però. Le dico sinceramente che è una delle ragioni per cui in questi giorni abbiamo dato il massimo è anche agevolare il lavoro di un Presidente della Repubblica che io tuttora riconosco come garante e le posso dire, posso dire che gli italiani è stata una persona correttissima in questa fase nel rispettare anche le interlocuzioni tra i gruppi e ha avuto anche una grande pazienza. Vede, il, eh, mi pare incredibile, forse però mia, un mio deficit, che, voi, che lei abbia parlato per 50 giorni con, di Maio accantonando il problema, con... Con, scusi, con Salvini accantonando il problema di Berlusconi. No, eh, se cioè lei quello, rivede se... lo storico di tutte le dichiarazioni vedrà, ma anche di tutto il percorso, lei se lo ricorda poi il momento con la Presidente Casellati, ancora lì io ho detto guardate che noi siamo disponibili a firmare un contratto con la Lega, siamo disponibili anche a non considerare, usare questa formula, eh, ostili dei voti, che però non comprendevano l'accordo di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ma oltre non si poteva Beh, andare. La, la, dicevi, oltre so, non si poteva so, andare. Mi scappò di dire sopporteremmo. No, 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 sopporteremmo. sopporteremmo no, no, insomma, anche perché, no, perché non, non, si, non utilizzerei ma, questi ma termini. Scusi, eh, ma scusi, Forza Italia e la Lega davano gratis i voti di sostegno. Ad un, ad un governo che, che li respingeva in nome di chi avrebbe dovuto farlo Guardi, queste dai. sono dinamiche loro io no, le dico che normali, quando Salvini insomma, mi ha chiamato no. e mi ha detto riconosciamo i vincitori io gli ho detto chiaramente dal primo giorno che per noi i vincitori erano il Movimento 5 Stelle 32% 11 milioni di voti e poi c'era lui col 17% perché aveva portato una forza politica dal 3-4 delle ultime politiche al 17 quindi era un risultato eh, ma detto questo tutte queste dinamiche qui fanno parte di una serie di giorni in cui, in un modo o in un altro, è sempre stato chiaro che Salvini sceglieva Berlusconi invece che risolvere i problemi. Quando invece cinque anni fa Berlusconi dovette scegliere tra la Lega e il PD, si è andato a alleare col PD per fare il governo Letta. Quindi sappiamo bene che se Berlusconi avesse avuto i voti corretti l'avrebbe abbandonato il 5 marzo, altro che dopo 55 giorni a Salvini. Adesso bisogna andare a votare. Lei sa che per ragioni tecniche non si può votare a giugno? A giugno no. E a ottobre, credo che l'obiezione che venga fatta è che votare a ottobre significa non fare la legge di stabilità, significa andare all'esercizio provvisorio, cioè non approvare il bilancio dello Stato, è un pasticcio terribile. La cosa più ragionevole sarebbe votare l'anno prossimo. Con quale governo? ci No, si arriva? ma io credo che portare gli italiani per un anno o anche per sei, sette mesi ad un governo in cui si discute di. In, cui, in un momento in cui non c'è un governo sia assurdo. Quindi per quanto mi riguarda non si può votare a giugno, cioè non si può intercettare la finestra delle amministrative di giugno. Ma votiamo il prima possibile. Lo scioglimento. Il avviene... prima possibile significa l'autunno e chi la fa la legge no, di bilancio? No, no, chi ha detto? Ci vogliono 55 giorni secondo la legge Tremaglia? Se non sbaglio, dallo scioglimento. Si sciolgono le quindi. camere e si vota. Ma anche fine giugno, la prima occasione utile, perché gli italiani in questo momento chiedono risposte, io non posso dire agli italiani cari signori ci siamo sbagliati, se ne parla tra un anno, un anno di... Agonia, un anno in cui non si fa nulla, è un anno in cui quello deve scegliere se stare ancora con Berlusconi, quegli altri devono scegliere se mettersi d'accordo o litigare o allora, scendere fare la scissione dell'atomo. Se andiamo a votare con questa legge elettorale, lei prenderà un punto in più, un punto in meno. La Lega un punto in più, un punto in meno, il PD un punto in più, un più siamo da capo. No, io non credo, io credo che sarà il vero ballottaggio. Perché il sistema si è bi, chiamiamo, diciamo così, bipolarizzato. E quindi io credo che i cittadini italiani. Saranno chiamati a scegliere tra due forze che saremo noi e sarà eh, Salvini con eh, quello che il vorrà. Mentre la coalizione di centrodestra, che sta al 37, potrebbe raggiungere quel 41, già oggi è il 43% dei parlamentari, potrebbe raggiungere il 41% e si avvicinerebbe alla maggioranza assoluta, avrebbe più probabilità del Movimento 5 Stelle che dal 32 dovrebbe guadagnare 10 punti per andare in una posizione, diciamo... Eh, Guardi, so, alla fine il Movimento 5 Stelle in tutte le, in tutte auguri, le rilevazioni è sempre stato sottostimato e vi posso dire pure che a questo giro io credo che sarà chiaro chi è in questo momento storico colui o la forza politica che sta scegliendo per il popolo e chi invece sta ragionando con cinismo e tattica elettorale. Poi sceglieranno gli italiani, io mi assumo anche questa responsabilità e anche questo rischio che diceva lei, ma in un'ottica diversa. Perché io potrò andare insieme al movimento, a tutti i nostri parlamentari, a raccontare agli italiani questi 55 giorni in cui quelli che dicevano che volevano il bene degli italiani hanno passato il tempo a pensare agli affari loro interni, alle forze politiche e alle coalizioni. Lei, e questo dovrà fare la differenza. L'ultima dichiarazione di Salvini. Io continuo a voler costruire perché senza un governo l'Italia non cambia. Non si abbassano le tasse, non si espellono i clandestini. Di Maio preferisce insultare e parlare i poltroni di soldi che non esistono. Forse coerenza e lealtà sono fuori moda? Eh sì, ormai sentiamo i moniti di Salvini ogni giorno. Decida lui che vuole fare. Noi gliel'abbiamo detto per 55 giorni che potevamo risolvere i problemi. Lui ha scelto altro. Se ne assumerà la responsabilità di fronte al popolo italiano. Vogliamo ritornare un momento. Lei aveva incaricato il professor della Cananea di vedere un momento le compatibilità di eh, programmi. Noi abbiamo chiesto al professor Piga... Che è un collaboratore stretto della Cananea, eh, l'ho intervistato per Cristian Pierongiali. Di dirci un momento qual è l'esito di questo lavoro, perché della Cananea aveva detto: beh, insomma, è un lavoro arduo, aveva detto che non è facile. Eh, non è Appunto, vediamo. Professore, lei su mandato del professor della Cananea ha studiato gli aspetti di convergenza di queste tre forze politiche, PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Li ha trovati innanzitutto? Assolutamente sì, punti di convergenza sulla lotta agli sprechi e alla corruzione, importanti per trovare risorse. Una voglia di rimettere gli investimenti pubblici al centro della ripartenza di questo Paese? Un'attenzione comune ai più deboli? Una grande attenzione comune alle politiche della sicurezza? Ha trovato più punti di convergenza fra 5 Stelle e PD o fra 5 Stelle e Lega? Le posso dire? A mio avviso emergono più convergenze a tre e divergenze a due. Le differenziazioni del PD sono fondamentalmente forti per quanto riguarda una posizione più europeista, in un certo senso, una attenzione a mantenere i diritti pensionistici così come coerenti con la Fornero, cosa che invece non abbiamo trovato, mentre la divisione, a mio avviso, forte tra Movimento 5 Stelle e Lega è sulla questione flat tax versus reddito di cittadinanza. I punti di convergenza più significativi fra 5 Stelle e Lega? Ma 5 Stelle con la Lega ha una posizione un po' più critica sull'Europa, con una richiesta di più forte attenzione alle dinamiche nazionali e territoriali, c'è una forte critica ai grandi giganti del web e al fatto che evadono questa tassazione a livello eh, mondiale, in un certo senso, c'è una forte critica al sistema bancario, c'è un'attenzione eh, particolare. Alla questione della presenza della Cina e la protezione del marchio italiano. E per quanto riguarda invece la lotta alla disoccupazione? Beh, importantissimo a mio avviso, un'attenzione alla politica fiscale e all'evitare. Il bilancio in pareggio. E invece fra 5 Stelle e Partito Democratico? Ma certamente il reddito minimo garantito è una questione importante, la questione delle povertà e della tutela del, delle, dei, delle persone più deboli e di nuovo un approccio attento agli investimenti infrastrutturali. Che... In questa ricerca di punti di convergenza si perdono un po' dei cavalli di battaglia, però reddito di cittadinanza e flat tax, come ovviare a questa cosa? Si chiama politica. Lei avrebbe rinunciato in parte al Regio cittadinanza se Salvini avesse rimodulato la flat tax? No, ma allora... Quello studio lì, prima di tutto voglio ringraziare il professor Giacinto della Cananea e tutti gli altri docenti come il professor Piga che hanno lavorato a quella istruttoria anche perché il professor della Cananea sta prendendo attacchi anche ieri dal palco del primo maggio. Insomma, vabbè. Infatti è rimasto abbastanza scioccato perché lui non ha chiamato Ma infatti, Io l'ho chiamato, lo ringrazio come <ride> tecnico, ha piga è di finito riguardo. nel politico tua, anche lui. Però al di là di questo gli è stato chiesto di formulare una proposta base per capire solo quali punti fossero in comune. Poi bisognava contrattare i punti su cui non eravamo d'accordo. Quindi eh, noi abbiamo il reddito di cittadinanza a cui non avremmo rinunciato perché quello significa dare lavoro, non significa dare soldi senza far nulla, ma in realtà è un programma molto chiaro di ristrutturazione dei centri per l'impiego che oggi sono un'umiliazione. E c'erano le altre forze politiche che avevano altri punti distintivi, ma quello faceva parte della contrattazione, perciò chiedevo: venite al tavolo. Abbiamo individuato i punti a tre su cui siamo d'accordo. In realtà io non volevo fare un governo PD Lega Movimento 5 Stelle, volevo fare un governo con uno dei due firmando un contratto. Nessuno è venuto al tavolo, però quel lavoro spero possa servire comunque perché è un lavoro molto interessante e che poteva anche lanciare una nuova, eh, una nuova stagione nella quale forze politiche non devono trovare l'alleanza sulle poltrone ma sui problemi delle persone. Prima le ho dato l'ultima di Salvini le ho dato l'ultima di Renzi. Credo che la linea che il PD ha tenuto, la linea del tocca a loro, sia quella più giusta. Qualcuno dei nostri amici e compagni di partito, come Piero Fassino, ieri sera a porta a porta ha chiesto al PD di allearsi con il Movimento 5 Stelle per un nuovo bipolarismo centro-sinistra e centro-destra. A me sembra un errore. Mi pare che questa sia la posizione maggioritaria nel... Di partito. Beh, vabbè, ma dopo che il senatore Renzi ha espresso questa posizione, per me è chiaro che eh, non è possibile andare avanti in quella direzione. Poi le dico io rispetto il momento, perché qualcuno dice: tu hai voluto utilizzare il contratto per spaccare il PD, hanno tutta. o per spaccare il centrodestra. In realtà io ho cercato di spaccare un problema in Italia, che è il fatto che la politica scrive nei programmi tante belle cose, ma poi non le realizza il giorno dopo. E volevo metterli di fronte alla dura verità. Però volevo dire anche che eh, rispetto il momento della direzione di domani, perché è un momento interno di una forza politica che comunque sta affrontando dei momenti difficili, e quindi non è che qui eh, si, vuole, si voglia alimentare quel momento, anzi... Mi dispiace che sia arrivato a questo perché tutti quanti stavano aspettando la direzione di domani per avere una linea univoca. A questo punto per noi finisce qui. Posso dire quindi che lei non ha carte di riserva? No, oggi la mia intenzione e l'intenzione del movimento è quella di andare a votare perché l'unica... Persona che può adesso decidere se restaurare il vecchio regime o rivoluzionare in maniera gentile tutto in Italia è il cittadino italiano. Quindi se il capo dello Stato, come qualcuno dice, chiedesse un governo, diciamo, non di unità nazionale che precede, ma un governo che per andare avanti per un anno, sostenuto da tutti, lei non ci starebbe. Eh, io sono sempre stato sincero col Quirinale quello che dicevo all'uscita nelle conferenze stampa e quello che dicevo al Presidente della Repubblica. Il Movimento 5 Stelle arriva ad un punto, si è spinto col contratto a provare a coinvolgere due forze politiche con tutti i problemi del caso, anche come diceva lei con molti elettori che non erano d'accordo, ma oltre quel punto non si può andare, cioè i governi tecnici del Presidente istituzionali di scopo. Noi li abbiamo sempre combattuti, non perché li proponesse il Presidente, ma per una semplice ragione. Diventano dei governi per tirare a campare. E l'idea di tirare a campare per un altro anno, con i livelli di povertà, i livelli di disoccupazione che abbiamo, i livelli di tassazione sulle imprese, veramente per me sarebbe un dramma proprio. L'Orenda va all'asilio, in televisione c'era un carosello con un commissario, faceva una reclama alla brillantina Linetti, e dice sempre, lei ha commesso un errore. Posso dire, che lei ha commesso l'errore di ignorare l'esistenza di Renzi e di Berlusconi. No, io ne ero... Perfettamente consapevole della loro esistenza, e in questo momento io non sono venuto qui a dire, oh, ma non me l'aspettavo. Conoscevo tutte le difficoltà del caso, ma che fosse impossibile non me lo aspettavo. Nel senso che, di fronte all'opinione pubblica, credevo che le forze politiche comunque cedessero all'idea di fare qualcosa per la collettività invece che per se stessi. Così non è stato.